Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Ieri, 1º maggio, festa dei lavoratori, ma anche la prima volta dopo 2 anni senza mascherine all'interno di bar e ristoranti. Le nuove regole in vigore dopo l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza nel servizio di Stefano Recanati. Dal 1º maggio prendere un caffè o mangiare al ristorante sarà come prima della pandemia. Infatti, con la nuova ordinanza firmata dal ministro alla salute Roberto Speranza, non ci sarà più bisogno di indossare la mascherina nemmeno per arrivare al tavolo o recarsi in bagno. Lo stesso per la spesa al supermercato: girare tra gli scaffali e andare in cassa senza mascherina si può. Un messaggio di fiducia nei confronti dei cittadini, lo ha definito all'indomani della firma il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Decade l'obbligo di indossare la mascherina anche sui luoghi di lavoro, a eccezione di chi opera nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, incluse le RSA, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti. Rimane necessaria per entrare negli ospedali e visitare i parenti negli orari di visita. Qui l'obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre 2022. Mascherina obbligatoria fino al 15 giugno anche per chi utilizza il mezzo pubblico, dove non basta una protezione chirurgica o di stoffa, ma serve la FFP2, come anche sui mezzi a lunga percorrenza, aerei, traghetti, treni, pullman e agli scafi. Via libera invece all'accesso senza protezione, funivie e agli impianti di risalita. A scuola invece non c'è stato il libera tutti, qui le mascherine continueranno a essere utilizzate fino alla fine dell'anno scolastico, come già previsto dal decreto del marzo scorso. Capitolo Green Pass. Il certificato verde dovrà essere esposto fino al 31 maggio da chi entra nel territorio italiano, mentre non serve più alcuna certificazione per alloggiare in albergo, per andare in palestra, per frequentare luoghi come piscina, centri benessere, parrucchieri, centri estetici, musei e teatri. Nessuna novità anche per gli spettacoli al chiuso. Fino al 15 giugno, infatti, i dispositivi di protezione individuale saranno obbligatori in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo. Mentre per gli spettacoli all'aperto bisogna comunque avere la mascherina con sé e metterla in caso di assembramenti. Stesse regole che saranno attuate anche per gli eventi sportivi. Con la bella stagione che tarda ad arrivare, il virus non ne vuole sapere di allentare la presa, così l'utilizzo della mascherina resta a discrezione sia durante lo shopping sia al ristorante che sui posti di lavoro, dove i datori possono fino al 15 giugno decidere in autonomia se trasformare la raccomandazione in obbligo. Nuove norme anche per il cratere del 2009 o saremo costretti a fermare la ricostruzione. A dirlo è il presidente dell'ANCE L'Aquila Frattale, il quale è intervenuto sul caro prezzi dei materiali che sta paralizzando il settore dell'edilizia. Calmierare il rincaro dei materiali e adeguare i valori parametrici. Queste le azioni che il governo dovrà intraprendere, altrimenti la ricostruzione dell'Aquila si fermerà. È netto il presidente della territoriale dell'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili, che parla di stop ai cantieri. L'orientamento dell'ANCE è fermare i lavori perché un'impresa non può sospendere, ferma i lavori, significa che si paralizzeranno. È inutile che arrivano i finanziamenti. Arrivando i finanziamenti non si possono cantierizzare e si fermeranno i lavori. Giovedì scorso il commissario straordinario per il cratere del Centro Italia, Legnini, ha firmato un'ordinanza che dovrà essere approvata dalla Corte dei Conti, con cui stabilisce un preziario unico e alza i contributi statali del 20 e del 25% rispettivamente per gli edifici residenziali e industriali. Ora si attende un decreto-legge che riguardi anche il cratere del 2009 per sbloccare un settore paralizzato in primis dall'incertezza. Se non arriveranno risposte entro 10 giorni, fanno sapere dall'ANCE, la ricostruzione si fermerà. Da una parte c'è il finanziamento per il Centro Italia, che è sempre del governo, dall'altra addirittura dal 2009, che è finanziamento sempre del governo. Come si possono confrontare questi due sistemi? Che uno si confronta col 20% e l'altro non si sa con quale percentuale. Se non si raggiungono gli stessi parametri, l'Aquila si fermerà, la ricostruzione del 2009 si fermerà con chiarezza e con determinazione. Se dovessero giungere risposte dal governo, la ricostruzione aquilana, dice Frattale, potrebbe concludersi nel giro di 4 anni.
I rincari, intanto, per alcuni materiali i prezzi sono più che raddoppiati, rallentano i lavori, mettendo a rischio anche i finanziamenti del PNRR. Per utilizzare i fondi europei, infatti, i lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2016. La richiesta dei costruttori è anche quella di prorogare il superbonus, che ha un ritorno considerevole per l'economia del paese. E il bonus, dicono dall'ANCE, non c'entra niente con l'aumento dei prezzi, che ha origine anteriore all'introduzione della norma. Ma come? Qui si ferma un pezzo di autostrada e ci sono 150 licenziamenti, figuriamoci, ha riattivato 50.000 maestranze il superbonus e poi stiamo rendendo sicure, perché poi l'efficientamento energetico c'è anche quello che è un miglioramento sismico, e questo è poco, che lo Stato domani per le calamità non deve più stanziare miliardi, miliardi, miliardi a ritrovarsi a queste condizioni. Ovviamente i fondi del PNRR dovranno essere utilizzati entro il 2026, non come detto nel servizio per un lapsus nel 2016. Ma ora andiamo avanti, perché il reparto di reumatologia pediatrica di Chieti è declassato a unità semplice. Medici e degenti protestano sotto la sede della regione. Il servizio è di Paolo Renzetti. Con il decreto regionale del 2016 era stato approvato un documento tecnico di riordino ospedaliero della regione Abruzzo, con la individuazione di una UOSD, unità operativa semplice dipartimentale di pediatria ad indirizzo reumatologico, presso l'ospedale di Chieti. Nel novembre del 2016 la regione Abruzzo aveva comunicato che era stato istituito presso l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti l'unico centro specializzato in reumatologia pediatrica per Abruzzo, Marche e Molise. Con deliberazione successiva 463 del 2021 sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, la UOSD di pediatria ad indirizzo reumatologico è stata declassata ad unità operativa semplice, solo ambulatoriale. Una brutta notizia per i piccoli pazienti in trattamento, che oggi sono oltre 400, il 40% dei quali proveniente da fuori regione, stabilendo così una mobilità attiva importante per la nostra regione, come ha sottolineato questa mattina in conferenza stampa regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che chiede alla regione importanti risposte ai tanti pazienti che arrivano ogni giorno all'ospedale di Chieti. Siamo stati invitati dall'associazione Arara per la reumatologia pediatrica, allora diciamo subito, una grande eccellenza regionale, non solo, anche nazionale, perché vengono da tutte le parti d'Italia. Era UOSD, unità operativa semplice dipartimentale, inspiegabilmente nel nuovo piano sanitario di riordino alla rete ospedaliera la regione l'ha depotenziata e declassata a UOS, che significa che da UOS da UOS si perde il primariato, non ci sarà più un primario, non ci sarà più un centro di costo, e la paura e la preoccupazione di queste mamme per i loro bambini, perché si parla di pediatria reumatologica, è di perdere una grande eccellenza. Quindi noi diciamo oggi, io sono stato invitato, sono qui, sono accanto a loro, farò di tutto, diciamo oggi alla regione, chiediamo di rivedere questo atto a mio avviso irresponsabile e vergognoso, di riclassificare la reumatologia pediatrica in UOSD con un vero primario e un centro di costo. Ci auguriamo che ci ascoltino, tutto qui, noi siamo qui per farci ascoltare. Io vengo da fuori regione, sono più di 7 anni che grazie a questo reparto riesco ad avere per mia figlia le cure giuste, l'assistenza giusta e tutte le terapie necessarie. Se il reparto verrà meno sarà molto più complicato curare mia figlia, e nonostante i miei viaggi della speranza a Chieti probabilmente sarò costretta ad andare ben oltre i chilometri che faccio attualmente, e la cosa è ingiusta, perché la salute dei figli è un diritto di tutti e non possiamo chiudere per motivi politici e economici, non si fa economia sulla salute. Per festeggiare il 1° maggio la CGIL di Chieti si è riunita a Tarantapeligna per una tavola rotonda dedicata ai temi delle aree interne, del lavoro e della programmazione regionale e territoriale. Dall'incontro è partita una proposta dal basso per stimolare un nuovo dibattito regionale all'insegna della condivisione. Selenia Secondi.
Un primo maggio a Taranta Peligna organizzato dalla CGIL, serve un nuovo patto sociale per ripartire, da qua si ricomincia. Sì, si ricomincia un nuovo patto sociale perché dobbiamo rimettere insieme le forze sociali, dobbiamo rimettere insieme le istituzioni, dobbiamo rimettere insieme il partenariato, il mondo delle imprese, il mondo sindacale, le associazioni. Troppi anni di divisione, di personalismi e anche di eliminazione della discussione dei corpi intermedi hanno portato a un individualismo sfrenato e anche a un campanilismo sfrenato, che in questo momento non giova. Occorre condivisione, ma servono anche scelte strategiche, soprattutto per la programmazione regionale e territoriale. La programmazione ci consentirà di gestire meglio anche le risorse comunitarie e soprattutto quelle PNRR. Non ci possiamo, come è successo, permettere di non rispondere ai bandi perché non abbiamo la capacità di elaborazione, ad esempio sui beni confiscati, se non qualche rara eccezione abbiamo lasciato lì un po' di soldini, e così abbiamo fatto per gli asili nido. Cioè, qui c'è un tema enorme, eppure noi dei 500 milioni abbiamo pochissimi progetti, quindi ci sarebbe bisogno di una cabina di regia, che pur c'è ma probabilmente ha qualche difficoltà, ma soprattutto fare sintesi di tutti i finanziamenti, avere un'idea di qual è la programmazione, qual è lo sviluppo dell'Abruzzo, individuare strategicamente anche nella provincia di Chieti, questo lo chiediamo con forza, quali sono, oltre all'automotive, oltre agli altri settori classici, quali sono i settori su cui si bisogna investire, e a partire dai fondi sociali europei, l'FSC, i PON e adesso i PNRR, metterli a sistema e creare una proposta che a questo punto, noi da oggi, questo è stato il dibattito, dal basso proviamo anche a stimolare il dibattito regionale. Anche perché i dati sono incontrovertibili, anche il settore dell'automotive nel Chietino sta risentendo del conflitto in Ucraina. Assolutamente sì, le materie prime, già c'era una questione legata ai semiconduttori, quindi al reperimento di materie prime sul mercato mondiale. Ci saranno ulteriori problemi qualora appunto dalla crisi in Ucraina, dalla guerra in Ucraina, che speriamo finisca più presto, ci saranno ulteriori problemi, anche perché le scelte, pur in questo caso, bisognerebbe chiederle al governo centrale, cioè che qual è il futuro dell'automotive nel mezzogiorno e a partire dall'Abruzzo, come, in che modo gli amministratori di Stellantis, il CEO di Stellantis Tavares intende intervenire. Non possono dirci qua e là ogni tanto facciamo la Gigafactory a Temori, poi fra qualche mese vediamo, forse accenniamo qualcosa sugli altri stabilimenti. Un piano strategico Stellantis ce l'ha o no sull'automotive? Quella fittizia come su... Andiamo a Pescara, dove i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle criticano il progetto di ricostruzione del ferro di cavallo nel quartiere Rancitelli. I pentastellati hanno illustrato oggi i motivi di questa loro disapprovazione. Vediamo. Alessandrini, oggi in conferenza stampa voi manifestate le vostre perplessità sul nuovo progetto di ricostruzione del ferro di cavallo, perché? Sì, perché sostanzialmente il progetto che ci è stato presentato non risolve nessuno dei problemi presenti oggi. Il ferro di cavallo viene demolito anche perché la sua struttura ha favorito negli anni la costruzione di quell'enclave in cui la malavita, la violenza, lo spaccio, la droga sono state facilitate proprio perché lontane dagli sguardi del resto della città, e si ripropone un progetto che sostanzialmente ha quasi la stessa forma, cioè un'apertura, un piccolo spazio di 20 metri che si apre su via Tavo sarebbe la grande soluzione che gli architetti nominati dall'ATER o anche i consulenti che vedremo sono stati nominati all'interno di questo gruppo di progettazione prevedono per la nostra città. Il progetto deve essere innanzitutto valutato insieme alla cittadinanza, erano stati promessi percorsi di partecipazione che sono stati completamente negati, il progetto cioè viene calato dall'alto dall'ATER. Vorremmo sapere il ruolo che ha avuto in questa vicenda anche l'architetto Michele Lepore, che è presente come delegato del comitato scientifico, che non si sa da chi è stato nominato per il controllo e il monitoraggio di questo progetto, ma sappiamo benissimo essere consulente all'interno del comune e insegnante e professore all'interno dell'università, quindi un architetto uno e trino che sostanzialmente tira le fila di tutti i progetti all'interno della città. Quindi il nostro è un appello accorato
E non siamo i soli, abbiamo letto ieri Don Massimiliano, sappiamo anche che tutta la comunità diciamo delle associazioni di quartiere ha il nostro stesso dubbio e chiede con fermezza la modifica di questo progetto, perché è necessario risolvere il problema. L'abbattimento lo abbiamo sempre voluto, siamo stati i primi a parlarne durante la campagna elettorale delle scorse elezioni amministrative, quindi lo sosteniamo con forza, ma va verificato cosa ricostruire e se ricostruire in quel luogo, vista la presenza già di numerosi elementi diciamo di case popolari già in costruzione e che quindi prevederanno una presenza massiccia di persone in quel quartiere. Quindi siamo a disposizione, chiediamo un incontro con l'ATER per verificare la possibilità modificare questo progetto. A Giulianova da questa mattina un'equipe medica della ASL di Teramo ha iniziato a visitare e vaccinare 103 bambini e adolescenti ucraini fuggiti dalla guerra e giunti nel comune della costa teramana. Ospitato di loro riceverà una tessera sanitaria provvisoria e i pediatri verificheranno eventuali problemi di salute. Tania Bonici Castelli. Dopo un lunghissimo e travagliato viaggio sono arrivati a notte inoltrata a Giulianova 103 minorenni dall'Ucraina. Fuggiti dalla guerra, questi bambini e adolescenti erano a bordo di 3 pullman con 10 accompagnatrici. Prima di giungere nel comune Riverasco avevano fatto una tappa di qualche giorno in un centro profughi in Polonia. Il gruppo di giovani ucraini dai 3 ai 17 anni di età è stato ospitato in un hotel di Giulianova, dove il personale dell'ASL di Teramo aveva già allestito un'ambulanza e un locale ad hoc per vaccinazioni e tamponi. Ad attendere i bambini, alcuni dei quali provenienti da un orfanotrofio, c'era il personale della Protezione Civile, regionale e comunale, della Croce Rossa e una squadra di 2 medici, 3 infermieri, un assistente sanitario e un farmacista. A dirigere le operazioni i dottori Paolo Calafiore e Dimitri Caliacudas, presente anche il vice sindaco di Giulianova, Lidia Albani. All'arrivo sono stati immediatamente eseguiti i tamponi antigenici e tutti i passeggeri sono risultati negativi. Da questa mattina un'equipe della pediatria del Mazzini sta visitando i 103 giovani profughi per accertare le loro condizioni cliniche. Dalle prime informazioni sarebbero tutti in buono stato di salute, anche se provati dalle esperienze degli ultimi giorni. Inoltre l'ASL sta effettuando la registrazione per il rilascio della tessera sanitaria provvisoria ad ognuno di loro e subito avvierà l'iter per le vaccinazioni obbligatorie. Solidarietà e disponibilità è arrivata anche dai pediatri di libera scelta, che si sono resi disponibili nella struttura ricettiva per un'ora al giorno a rotazione al fine di fare fronte ad ogni necessità sanitaria dei piccoli. Soddisfatto il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, che ringrazia i pediatri di libera scelta e tutto il personale che si è messo a disposizione per organizzare la macchina dell'accoglienza in collaborazione con il comune di Giulianova. Ci prenderemo cura dei giovani profughi appena arrivati, ha dichiarato commosso il manager Di Giosia, non solo perché rientra nei nostri compiti istituzionali, ma perché riteniamo doveroso accogliere con calore un popolo martoriato dalla guerra. Dal 6 all'8 maggio a Pescara la quinta edizione di Ecomob Expo City, il primo evento del Centro Sud Italia dedicato alla green economy e incentrato sui temi della mobilità sostenibile, del turismo attivo e dell'ecologia ambientale. Pescara spalanca le porte per accogliere al meglio la quinta edizione di Ecomob Expo City, il primo grande evento del Centro Sud Italia dedicato alla green economy e incentrato sui temi della mobilità sostenibile, del turismo attivo e dell'ecologia ambientale. Da venerdì 6 a domenica 8 maggio la città d'Annunziana sarà un punto di riferimento su scala nazionale, 2 i punti espositivi in Piazza della Rinascita e allo Stadio del Mare. L'evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala giunta di Palazzo di Città. La novità più importante è la location, il cambio di location, quindi non più al porto turistico ma nel cuore della città di Pescara, nel cuore vibrante dell'attività commerciale ed economica della città. I temi sono gli stessi, quindi la mobilità sostenibile, il turismo attivo e l'ecologia ambientale, quindi tratteremo entrambi tutti i temi e
presentando tutte le novità presenti adesso. Diciamo che è abbastanza eterogeneo, verranno un po' da tutta Italia, toccando diverse regioni, e gli stand sono circa 45. Pescara è l'ottava città in Italia, secondo l'osservatorio del Ministero delle Infrastrutture, per mobility sharing e quindi per utilizzo di tutti i dispositivi che noi abbiamo messo a disposizione della nostra comunità per la mobilità sostenibile. Un risultato molto lusinghiero per l'amministrazione, ma un risultato anche che deve comunque creare grande compiacimento anche da parte dei nostri cittadini, che evidentemente sono i fruitori di biciclette, di monopattini, di scooter, sono in arrivo anche le biciclette a pedalata assistita per la prima volta a noleggio, e quindi Ecomob diventa un'occasione, un'opportunità per avere ancora una volta, come nelle passate edizioni, un nostro stand, una nostra dimostrazione dei progetti in corso, delle pianificazioni che stiamo portando avanti per quanto riguarda il Biciplan, il piano generale del traffico urbano, tutto inquadrato all'interno del sistema del piano urbano della mobilità sostenibile. E quindi si ricrea questa collaborazione con il Gian Lorenzo e con Ecomob, che quest'anno oltretutto ha un progetto ancora più ambizioso rispetto agli altri anni, perché sarà presente nel cuore della città. Ieri 1 maggio la Sala Domenico Tinozzi della provincia di Pescara ha ospitato la cerimonia del premio Il Lavoratore Ideale, giunto alla sua 21esima edizione. 60 in tutto i lavoratori che hanno ricevuto il riconoscimento. Vediamo. In questo 1 maggio del tutto particolare, lo chiediamo a Giampiero Fattore della UIL di Pescara, cosa la preoccupa maggiormente? Diciamo che oggi è un giorno di festa, ma è una festa praticamente un po' triste, perché gli avvenimenti che ci hanno sconvolto sia negli ultimi 2 anni che ultimamente con la guerra in Ucraina non ci fanno, diciamo, sentire in un giorno effettivamente di festa. La festa del lavoro, il lavoro che non c'è, il lavoro precario, il lavoro pericoloso, perché tieni conto che l'Abruzzo è una delle regioni che detiene la maglia nera per quanto riguarda le morti bianche. Al 31 dicembre 2021 38 vittime, di cui 9 a Pescara, 11 a Pescara, 10 all'Aquila, 9 a Chieti e 8 a Teramo, e quindi praticamente abbiamo tutta una situazione particolare che non ci consente di dire che è un giorno di festa, in controtendenza a quello che dice poi l'articolo 1 della nostra bella Costituzione, che dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma un lavoro che in questo momento latita. Negli ultimi anni perdiamo quasi 1000 posti di lavoro ogni anno, perché secondo lei? Ma li perdiamo perché siamo in una situazione veramente disastrosa da un punto di vista sia economico che sociale. Se tu pensi che 140.000 giovani lasciano il Sud per cercare un'occupazione, per cercare un'occasione di lavoro al nord o all'estero, è tutto dire. Pensa che abbiamo circa 3 milioni di NEET, che è l'acronimo di un termine inglese che vuol dire Not Educational Employment or Trading, quindi i NEET sono quel gruppo di giovani tra i 15 e i 29 anni che né lavorano, né studiano e né seguono percorsi di formazione professionale. Quindi abbiamo 3 milioni, diciamo, di disperati, e più abbiamo oltre 7 milioni di persone che attendono il rinnovo dei contratti di lavoro. Per la 21esima edizione della festa del lavoratore ideale qui in provincia Pescara, che tipo di lavoratori avete selezionato? Allora, abbiamo selezionato un gruppo di lavori variegati. Quello che ci fa immensamente piacere è che abbiamo lavoratori delle poste, lavoratori dell'edilizia, abbiamo in particolare un lavoratore dell'Ucraina, e quindi ci fa particolarmente piacere premiare questo lavoratore, che è ovvio che è da circa 20 anni in Italia, ma che comunque ha sempre i legami col suo paese, e una vigile del fuoco, pensa, una ragazza. Ne sono soltanto 2 in Abruzzo, donne che fanno questo mestiere così pericoloso, così importante, che dà una dignità e un'importanza al ruolo femminile in questa società. Lo sport, partiamo dal calcio. Sofferto pareggio all'Adriatico per il Pescara, che grazie al 2-2 con la Carraresi approda al secondo turno dei playoff, dove se la vedrà sempre in casa con il Gubbio. Vediamo.
Una rete di Cernigoia 10 minuti dal termine evita al Pescara la clamorosa eliminazione dai playoff al primo turno. Il 2-2 finale permette invece ai biancazzurri di proseguire il cammino nella pool promozione nonostante l'opaca prestazione offerta contro una buona Carrarese. Di buono dunque solo il risultato, che alla fine però è quello che conta veramente, sperando di poter vedere fra 3 giorni ben altra squadra. Zauri manda in campo i suoi ragazzi con il 4-3-3. In difesa si rivedono dall'inizio Zappella e Veroli, ma la novità più grande riguarda l'esclusione di Ferrari, che va in panchina perché non al meglio. Al suo posto gioca Cernigoi, che deciderà la partita. La formazione toscana risponde con il 4-3-1-2. Out il centrocampista e goleador della formazione toscana Battistella. Nel mite pomeriggio dell'Adriatico si parte agli ordini di Bitonti di Bologna, mentre sugli spalti viene ricordato il tifoso Domenico Rigante, scomparso 10 anni fa. Intraprendente la squadra ospite, costretta a giocare per un solo risultato con il Delfino, che nei primi minuti cincischia e al primo affondo però passa proprio con Cernigoi, che si traveste da Ferrari andando a segnare di testa il gol del vantaggio su cross di Zappella. Festeggia sotto la Nord con i compagni l'ex attaccante del Seregno per la sua seconda marcatura in stagione. Pescara che mette la gara in discesa con i toscani costretti ora a scoprirsi, e con i biancazzurri vicini al raddoppio al 19° con Clemenza, che chiama in area Vettorel alla respinta con i piedi sul primo palo. Ma la squadra ospite non demorde, trova il gol del pareggio dopo una papera della difesa abruzzese con Pasciuti, che approfitta di una corta respinta di Ilianes mettendo la sfera alle spalle di Sorrentino per l'1-1. Parità all'Adriatico con la partita che si mantiene in bilico e con Clemenza che poco dopo manda il pallone di un soffio al lato della porta toscana. Spinge ma senza scoprirsi il Pescara, che al 35° però subisce il raddoppio ospite con Zappella, che in area abruzzese aspetta l'uscita di Sorrentino e si fa poi sorprendere da Doria, che con un pallonetto dopo forse una spinta e danni del difensore abruzzese segna il gol del 2-1. Doccia gelata per i tifosi biancazzurri, con gli abruzzesi che vedono le streghe fino al doppio fischio di Bitonti, che rientra negli spogliatoi circondato dai giocatori del Pescara. Nella ripresa al 9° minuto Bramante dai 20 metri chiama Sorrentino alla parata a terra. Inizio di ripresa timoroso da parte del Delfino, con Zauri che getta nella mischia Diambo in zita al posto di Derisio e Veroli. I biancazzurri appaiono però irriconoscibili con il trascorrere dei minuti, che non aiuta Pontisso e compagni mai pericolosi. Al 25° a Dauria viene annullato il gol del 3-1 per evidente fuorigioco, con i biancazzurri che pian piano cercano di scuotersi e condursi, che al 28° dai 30 metri manca di pochissimo il bersaglio grosso. In campo c'è Rauti per Clemenza quando si entra nell'ultimo quarto d'ora di partita e quando le speranze abruzzesi si riaccendono improvvisamente al 35° con il gol in mischia ancora di Cernigoi, che di spalla segna la rete del 2-2 che riporta la sua squadra nei playoff. Grande esultanza in campo e sugli spalti. In campo poi si continuerà a battagliare a suon di cartellini fino al 96°, quando arriva senza ulteriori emozioni il triplice fischio finale dell'arbitro Felsineo a certificare l'approdo del Pescara al secondo turno eliminatorio dei playoff. Pericolo scampato, ma i tifosi si aspettano ben altra squadra nella prossima gara. Dopo aver sciupato 2 match point, l'Avezzano batte tra le mura amiche la Bacigalupo e a distanza di 2 anni torna nella 4ª serie nazionale. Andrea Costantini. A distanza di 2 anni l'Avezzano torna in Serie D. Il 3° match point è quello buono, e se da un lato si è dovuto attendere qualche giorno in più, dall'altro la squadra di Tonino Torti ha potuto fare festa nel proprio stadio in un dei marsi finalmente affollato. Missione compiuta per il presidente Gianni Paris, che dopo il boccone amaro di una retrocessione sulla quale aveva pesato lo stop per il Covid, ora ha riportato la società nella 4ª serie nazionale. Senza storie il 4-0 ai danni della Bacigalupo Vasto Marina penultima, che con questa sconfitta, complice il gioco dei distacchi, meno 12 dal quintultimo posto a 90 minuti dalla fine del campionato, retrocede in promozione. La gara si decide al 21° del primo tempo. Pasticcio difensivo dell'11 vastese, Iammarino tocca con la mano fuori area e viene espulso. Bacigalupo in 10 e Avezzano in vantaggio con la punizione di Bisegna, lo stesso giocatore che sempre su punizione aveva siglato l'ultimo gol promozione marsicano a Vasto, ma allora al 95°. Da questo momento
è passerella per l'Avezzano, che manda in gol tutto il suo attacco atomico. Il raddoppio di Alessandro Pendenza. Nella ripresa non poteva mancare la firma del bomber Mateus Dos Santos, che poco dopo mastica il pallone ma consente a Martin Blanco di calare il poker. Poi si apre la festa. È l'abito della città, no? La Serie D. Poi ci vuole fortuna, coraggio, investimenti, gli uomini giusti, il manico altrettanto adatto per guidare una cavalcata come la nostra dalla quinta all'ultima giornata. Oggi la gioia è come quella delle altre promozioni. Tornare in Serie D per me è riprendermi quello che il Covid mi aveva tolto con la cristallizzazione delle classifiche, quindi questa è la festa più grande. Proseguiamo con la pallavolo, impresa dell'Abbapineto che in gara 1 della semifinale playoff di A3 ha vinto in trasferta sul campo della Versa al termine di una lunga partita che si è risolta al tie break. Questi parziali 23-25, 25-20, 23-25, 25-21, 13-15. Gara 2 è in programma domenica prossima al Pala Santa Maria alle ore 18. La società del presidente Guido Abbondanza abbisserà l'iniziativa varata nella Bella con il Porto Maggiore. L'ingresso del pubblico, cioè, sarà gratuito. Con una vittoria l'Abbapineto strapperebbe il pass per la finalissima, per la promozione in A2, e in caso contrario il verdetto sarebbe messo in gara 3 da disputare ad Aversa. E questa era l'ultima notizia, il TG6 tornerà questa sera alle ore 19. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.